Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono LB Makeup Love. Oggi vi mostro in parte la collezione, la nuova collezione di Nabla, la September Collection 2023. Vi dico che a livello di blush e Churrizos ho preso, cioè più che altro non l'ho preso io, ho preso soltanto una colorazione, l'altra mi è stata regalata, come appunto vi ho detto nell'ultimo video, da una mia amica, mi ha fatto il regalo anticipato, e in più le due colorazioni dei Cupizarro, quelli lì, li ho acquistati entrambi io. Avevo anche acquistato una colorazione dei rossetti, ve l'avevo già detto, la colorazione Eden, che ancora non mi è arrivato e quindi non ve lo farò vedere in questo video, ma ve lo farò vedere magari la prossima volta. Se mi vedete innanzitutto con questi buboni in faccia, vari brufoli, ma è stata una reazione, cioè più che altro è una maschera che ho utilizzato per il viso che mi ha fatto uscire tutto ciò. Cioè guardate, cioè la fronte sto bella piena, non so se si percepisce. E in più, se mi vedete le sopracciglia belle marcate, ma perché ho girato un tutorial, vi dico, negli ultimi giorni mi sta piacendo andarle poi a definire una volta appunto disegnate con il correttore, mi dà questo effetto di ciglia più spesse, più pulite. Vabbè, nulla, io sempre in chiacchiere, direi di cominciare subito. Allora, così vi faccio vedere anche, se vi interessa, sbocciate tutte le colorazioni dei blush, perché ce le ho tutte, e anche le colorazioni dei Cupizarro. Li ho quasi tutti, mi mancano quello giallo, quello panna che avevo già detto, e il color lavanda, quindi alla fine poi li ho tutti. Allora, le colorazioni uscite è Sugar Rose e Solar System. Li ho già provati, vabbè, inutile che vi sto a dire che io li amo, infatti ho tutte le colorazioni, mi piacciono come blush, pigmentati al punto giusto, non fanno macchia, durano tutto il giorno e nulla. Allora, questo, quello rosato, se vedete qualche pelino, non è il pelo che pensate, è la pelura dei pennelli. Questo è quello che, questa colorazione me l'ha regalata, il regalo della mia amica. Un bel rosa, bellissimo, rosa acceso, cioè bello, che è matto ovviamente. E poi Solar System, che è la mia colorazione preferita, voi sapete che io stramo i colori, le colorazioni aranciate. Ed eccola qua. Cioè, spero che si percepisce, colorazioni bellissime. E per quanto riguarda i Cupizarro, oddio, già casca tutto, colorazione malva, eccola qui, e la colorazione peach, che poi è melon, questo qui aranciato. Allora, inganna questa colorazione, sbocciata, colore pieno, sembra un color bello pieno pop, ma non lo è. Cioè, se viene utilizzato all'interno dell'occhio, sì, risulta questa colorazione, ma se viene utilizzato diciamo come base, ombretto, oppure per eyeliner grafici, e poi si va a sfumare, il colore si vede veramente ben poco, però mi piace lo stesso. Allora, vi faccio, appunto, vi faccio vedere le altre colorazioni che ho dei blush. Questo è oddio, iniziamo con la tosse. Questa è la colorazione Touch My Soul, che è un bel definirlo rossiccio. Poi questo ho sempre paura di pronunciarlo, Flushed Terracotta. Questa è stata la prima colorazione che ho preso, un bel marroncino appunto color terracotta. Eccolo qua, questo mi piace veramente tanto. Soft Nude, che sembra molto simile a quello lì, Flush Terracotta, solo che è leggermente più chiaro e ha una punta
si vede di rosa all'interno, più malva. E infine Berry Nude, la fissa dell'ultimo periodo a livello di colorazione. Infatti, la colorazione che ho preso del blush in stick di Make Up By Mario è proprio più o meno questo qui. Queste sono appunto in totale 6 colorazioni. Secondo me, io penso che fra altre colorazioni, perché manca un viola più o meno, viola malva, e un bel rosso. Secondo me sarà la prossima collezione invernale, anche se vi dico, come anche in molti l'hanno detto, queste colorazioni, sia dei Cupizzaro, degli ombretti, dei blush, sono più colorazioni che solitamente si portano in estate, quindi secondo me l'hanno fatto uscire un po' troppo tardi. Allora, vado in ordine per il Cupizzaro, vado in ordine numerico, così ve li swatcho tutti qui ed evito poi di farvi fare confusione appunto con le numerazioni. E queste appunto sono tutte le colorazioni dei Cupizzaro che ho, cioè come vedete sono veramente tanti. Allora 1, 2, 3, 4, 5, il 6, il 7, l'8 non ce l'ho, questo è il 9, il 10 che è il grigio. E poi partono tutte le colorazioni in edizioni limitate, tra cui il khaki, quello verde muschio, che purtroppo non è più reperibile, non si trova più. Poi c'è powder blu, se non erro, si chiama così. Sì, questo qui. Poi c'è questo, i colori pastello, che si chiama mint. Dragon Fruit e gli ultimi due nuovi. Allora, vi dico già che a livello di qualità, di sfumabilità, di morbidezza, questo no, il blu, cioè penso che già si vede dallo swatches, è troppo, secondo me, secco come prodotto. Io pensavo all'inizio che era soltanto il mio, invece tutti dicono la stessa cosa del blu. Invece, per quanto riguarda questo blu celestino, già si vede che sì, blu, ma non è tanto pigmentato, anzi appena si poggia il pennello perde di intensità, non si vede quasi nulla. Il numero 9 è questo qui, il cappuccino, è il mio colore preferito. È un colore che io utilizzo più come matita labbra che non come sugli occhi, perché appunto questa colorazione la trovo più una colorazione adatta per le labbra e non sugli occhi, almeno su di me non si vede. Però vi dico anche che vado ad utilizzare anche questo, il numero 3, il color Borgogna, come matita labbra. Io le amo. Purtroppo volevo anche quella lavanda, la versione lavanda, ma irreperibile. Se un giorno la rifaranno sarà per forza mia. Come vi ho detto, sì, è disponibile in alcuni kit, ma sinceramente avete visto, io ce le ho tutte. Andare a comprare un kit che costa 65 € con 6 Cupizzaro, di cui su 6, 4 ce li ho, perché l'altra c'è quella gialla, ma sinceramente non l'acquisterò, cioè non l'ho acquistata e non ho nessuna intenzione di acquistarla, perché quella gialla non mi ispira, non è un colore che utilizzo. Poi ho altre matite di altri brand molto, molto simili. Ovviamente mi vado a truccare con tutti i prodotti di Nabla. Mi manca il bronzer in crema, quello non ce l'ho e utilizzerò, cioè no, che non ce l'ho, non l'ha proprio fatto ancora. Secondo me la prossima uscita sarà quello, perché ha fatto tutto, cioè manca soltanto un bronzer in crema, quindi spero che esce, perché quello sarà mio. Però nel frattempo mi accontento di utilizzare un altro bronzer. Vado ad utilizzare Angel Laura, che è già, ve l'ho già detto, è la terza volta che lo riacquisto. Questo lo riacquisterò sempre perché è veramente bello, cioè ti dà questo tocco di luminosità alla pelle. Sì, così sembra molto luminoso, però poi applicato sopra il fondotinta dà quell'effetto bellissimo al fondotinta, anche quei fondotinta dal finish matto, semi matto, bello. Poi dà questo effetto di pelle rimpolpata, idratata, cioè vabbè, ve lo dico, ormai lo sapete che è uno dei miei primer preferiti.
fondotinta Skin Realist, anche se sembrerò abbastanza cadaverica, visto che la colorazione numero 2 attualmente è un po' chiarina, però mi accontento. Il pennello già l'ho perso, ho trovato il pennello. Io questo qui preferisco applicarlo, cioè lo Skin Realist, preferisco applicarlo con il pennello che non con la spugnetta. Cioè, vedete? Molto chiaro. E anche un po' giallino, troppo più del mio colore, visto che il mio sottotono tende al giallino, però questo è ancora di più. Però, bene o male, una volta sfumato non è che si vede più di tanto. Io nel frattempo ho anche risistemato un po' le sopracciglia perché erano veramente storte, però così non è che sono dritte. Però dai, leggermente meglio. Cioè questa volta, cosa che di solito sapete, il difetto del mio viso, che questa parte è più alta rispetto a questa volta sembra molto più alta questa rispetto a questo. Vabbè. Allora, correttore, ovviamente il Regeneration, mezzo rotto, senza spugnetta, perché il close up è la morte per me se lo vado ad utilizzare, perché non è che secco e di più. Sì, ce l'ho, ma lo vado ad utilizzare come primer, perché sinceramente, soprattutto in questo periodo che ho il contorno occhi, no, secco di più. Anzi, vedete, anche le mie labbra sono in condizioni pietose. Però vabbè. Tanto ormai lo so che mi devo già preparare, mi aspetta una lunga, lunga situazione di dermatite, perché quest'anno abbiamo anticipato rispetto agli altri anni. È vero che l'anno scorso è stato veramente tragico, cioè vi ricordate? A febbraio, mamma mia, spero che non si ripeta la stessa situazione. A proposito, vi dovevo chiedere se vi interessa, visto che su IG sempre, quando magari giro storie, ma anche video su TikTok, dove la mia pelle oggi è piena di rossori, di pelle secca, dopo 2 giorni già sta meglio, io dico appunto, spiego i prodotti che utilizzo. Se, visto che me lo chiedono lì, non so se vi può interessare anche a voi, magari se magari non mi seguite lì, sugli altri 2 social, se magari vi può interessare un video dove vi mostro magari la mia skincare routine in fase di dermatite. Chiaramente non darò consigli, non darò nulla, perché a mio parere un conto è il make-up a dare un consiglio su un correttore. E un conto è per la skincare, soprattutto per pelli sensibili con dermatite, c'è pelle e pelle. Magari la mia pelle accetta quei prodotti, magari ad altre persone non l'accettano, quindi può creare problemi. Però magari può interessare, fatemelo sapere come sempre. Allora, correttore messo. Adesso vado di bronzer. Allora, come bronzer, scusate le condizioni pietose di questa palettina, vado a usare una di queste 2 cialdine, che sono ovviamente bronzer in crema, di una palettina di Wycon, che c'erano tipo 3 bronzer barra contour e 4 cialdine, che poi una c'è ancora, di correttori correttivi. Siccome gli altri non li utilizzavo, ce l'avevo lì in mezzo a questa palettina che mi dava fastidio, ho tolto soltanto le cialdine che utilizzo. È una colorazione piuttosto freddina, mi piace, sì, carina, non è proprio molto cremosa, bisogna un po' stare lì a sfumarla, però non butto nulla e la faccio funzionare comunque. Cioè, guardate quello che appunto vi stavo dicendo di queste 2 cialdine di Wycon. Sono molto pastose, molto dense, che sono proprio difficili da sfumare. Infatti, voilà, ecco un bel chiassone. Vabbè, allora veniamo al dove l'ho messo. A lui, Solar System. Cioè, io come l'ho provato, non so se avete visto anche il video che ho postato su IG, dove li provo entrambe le colorazioni, una da una parte e una dall'altra. Questa è la colorazione che secondo me a me sta benissimo. Vado sempre a prelevarlo con il pennello. Io questi blush di Nabla non mi piace applicarli con la spugnetta, preferisco sempre con il pennello. Cioè, guardate
Che bella colorazione pescata. È vero che è una colorazione, a mio parere, prettamente appunto primaverile estiva, all'inverno un po' meno, però cioè, ti dà proprio questo colore, questo effetto di guance sane, di beh, bello, mi piace. Non so spiegarmi, però cioè. Sapete perché io particolarmente amo i blush, questi qui di Nabla? Perché non sono tanto pigmentati. Questo, cioè, lo state vedendo, ma meglio perché almeno riesco io a gestire l'intensità del colore stratificando. Ora ve lo faccio vedere, vado a prelevare un altro po' di prodotto e non fa macchia. Cioè, guardate, non si sposta assolutamente il prodotto. Bello, cioè sono veramente belli. Poi a differenza, di molti, quando sono usciti appunto le prime colorazioni, molti si lamentavano del discorso che questi blush hanno una durata veramente bassa. Su di me io dico che durano veramente tanto e neanche li vado, oddio, un pelino, e io neanche li vado a fissare con un blush in polvere, cioè proprio questo effetto levigato alla guancia. Ora voglio utilizzare anche il gloss, il top coat, io lo chiamo, anche se è proprio un vero gloss, che in molti lo sottovalutano. Io ultimamente lo sto utilizzando tantissimo, soprattutto quando ricreo sugli occhi, quando ricreo quei look molto naturali, giusto un ombretto, più che altro un ombretto, tipo una matita, e poi vado sopra con questo. E dà questo effetto semi glossato, perché non dà proprio questo effetto tipo un lucidalabbra, che mi piace. Non dà problemi con l'ombretto, cioè con le matite, non vanno nelle pieghette, assolutamente. Però oltre al mio utilizzo, però vedo che anche Mr. Daniel molte volte utilizza appunto questa cialdina sugli occhi e anche sulle labbra, vedo che molti, soprattutto quando sono usciti le prime colorazioni, si sono lamentate dell'inutilità di questa cialdina. Allora, sicuramente è inutile ripeterlo su ogni colorazione, perché calcolando che la quantità che si utilizza del gloss rispetto al blush è sempre meno, quindi dura veramente tanto. Poi effettivamente 22 € per solo la cialdina del blush, in totale sono 5 grammi, quindi solo la cialdina del blush è 2 grammi e mezzo. Quindi effettivamente, come discorso, 22 € è tanto per solo 22 grammi di blush, cosa che tipo Rare Beauty. Sono, mi sa, 7 grammi, 6 grammi di blush e costa 26 euro. Lì è ragionevole. Quindi, a mio parere, potevano fare magari una cialdina a parte, chi voleva l'acquistava, chi no, no. E appunto aumentare la grammatura del blush, magari farlo pagare sempre 22 euro, o almeno mantenerlo sempre a 2 grammi e mezzo, però farlo pagare molto, molto meno, perché effettivamente sì, è tantino. Però io personalmente lo utilizzo, cioè avete visto, questo mi è arrivato tipo 3-4 giorni fa, già è abbastanza utilizzato. Io vado a metterlo qua, appunto sugli zigomi, ma in maniera molto molto delicata, perché se si fa pressione, si strofina, è chiaro che tende a spostare quello che c'è sotto e fa macchia, ma picchiettando, guardate, dà questo effetto glossato, specchiato sugli zigomi, che è differente da un effetto che può dare l'illuminante. Sono due cose completamente differenti, però, cioè, soprattutto l'estate, bellissimo, però io non lascio così, vado poi, trovando che il pennello, vado poi nuovamente con il residuo che è rimasto del blush, vado a picchiettarci sopra. Lo so, magari state pensando, e che senso ha? Potevi applicarlo prima sotto il gloss e poi mettere sopra il blush? No,
perché io vado solo ed esclusivamente a tamponare quel poco di prodotto che è rimasto. Cioè, guardate l'effetto al bacio. Ora, pizzarro, vado a utilizzare appunto la colorazione melon, scusatemi per la mia voce, ma vi dico che io fino a ieri ero con la febbre, sono stata veramente male, anche io ho pensato anche che avessi ribeccato di nuovo il virus, visto che io domenica sono stata a un evento, una festa, ve l'avevo già anticipato, dove eravamo più di 100 persone e quindi rigira di nuovo il virus anche con una variante diversa, più leggera, però ho subito pensato a quale. Per fortuna non lo è, però comunque fino a ieri sono stata. Per fortuna oggi va meglio, giustamente mi ha ascoltato le mie preghiere perché volevo girare il video in tranquillità, senza vari intoppi di starnuti, mal di gola, lamentele, quindi top. Allora, come vedete, applicandolo, cioè, risulta molto molto pigmentato. Però, allora, lo metto un po' prima su tutta la palpebra, prima di sfumare, farvi vedere sfumato cosa succede. Allora, vado ad utilizzare, vabbè, è lo stesso pennello, risulta sporco, è lo stesso pennello che ho utilizzato appunto ieri per sfumare lui. Allora, guardate. Allora, di sfumare, io ho notato che le colorazioni pastello sono molto più burrose e tendono a sfumarsi, a settarsi, fissarsi un po' più a lungo. Rispetto alle colorazioni, il nero e il marrone, già dopo neanche un minuto già sono fissate e si ha veramente difficoltà a sfumare e tendono a fare macchie. Invece questi no. Però guardate, allora io vado a sfumare i bordi e guardate, la colorazione già si vede meno. Se io vado a sfumare appunto su tutta la palpebra, per carità, cioè il colore si vede, non è che non si vede, però non risulta intenso. Come magari si può vedere, si è visto sbocciato. È vero pure che il colore, questo è un color pastello e i colori pastello tutti alla fine sono così sbocciato. Che bel colore! Poi tendono a perdere un po' di intensità. Però se li chiamano, io li avrei chiamati più che altro colorazioni pastello, no pop. Il pop per me sono quella tipologia di colore che si vede a prescindere da sfumato o meno, ma che è abbastanza evidente. Questo no, cioè, cioè, mi avete capito quello che voglio far intendere? Non è nulla di quello che appunto facevano credere. Anche se vi dico che la settimana scorsa è stato fino avanti ieri, c'era lo sconto del 20% sul sito di Nabla, su tutto. E io, dopo aver visto il video di Luca di Corso Beauty, mi sono innamorata, alzo le mani, lo so, fino a poco tempo fa aveva detto 19 euro per una cialdina, poi così, colà. No, ho cambiato idea. La colorazione che si chiama, quella che fa sul verde, blu e viola, quella ho visto veramente applicato sull'occhio, là si vede veramente che è un multicromo, super luminoso, lucido, molti riflessi, si vede e la voglio. E in più le due cialdine di glitter, l'amante di glitter li devo avere, e i due color pop, il verde, quello lime e l'arancione, li voglio, li devo prendere. Non li ho presi l'altra volta perché avevo già acquistato il blush, i due Cupizzarro, ho preso il rossetto, ho preso anche altre cosine, ho fatto un altro ordine da Shein per delle cose più di per finire di sistemare. Ve ne avevo già anticipato i quadri da appendere sulla postazione, quindi appena arrivano. La postazione è terminata, quindi ve la potrò finalmente far vedere. E poi, sulla
Sto aspettando che escano su Douglas le novità di Catrice perché so che siete interessati. Il dupe di Charlotte Tilbury, l'Hollywood Flower Filter. Ci sono anche Sick da Contour, bronzer in crema. Ci sono un po' di cosine che erano disponibili su Pinkpanda, ma adesso non più. Però dovevo spendere 5 euro di spese di spedizione, più l'euro di assicurazione del pacco. Anche no, a questo punto lo prendo da Douglas. Però appena prenderò la palette, secondo me, se avete visto il glitter, quello arancione messo come base questo e poi quel glitter, secondo me sarà la vita bellissimo. Altra motivazione perché lo voglio assolutamente. Quindi mi scuso se avevo, diciamo, detto no, 19 euro per una cialdina, Nabla non li avrà mai da me, e invece li avrò. Li prenderò a novembre per il Black Friday. Ora non posso, il prossimo mese ho un matrimonio, io non lavoro, lo sapete un po' la situazione, quindi il prossimo mese è proprio zero acquisti. Ho già dato, quindi niente. Poi quest'anno, il 9 ottobre, facciamo anche 10 anni di matrimonio. Mamma mia, non faremo nulla, però almeno ci dedichiamo una serata, io e mio marito, per andare a cena fuori. E di questi tempi, andare a cena fuori non è più come una volta, 50 euro e ceni. Adesso 50 euro è a persona, tranne se vai a mangiare la pizza, però sinceramente, in quella l'occasione, la pizza, diciamo, io non vado quando voglio la pizza, tranne se siamo invitati, si organizza con gli amici, però la pizza o la ordino o la faccio io con il bimbi, quindi è una cosa che ogni fine settimana, però proprio la cena non andiamo mai al ristorante, non andiamo mai da nessuna parte, proprio perché, oltre perché io odio andare nei ristoranti, la gente, sono fiziosa nel mangiare, però ogni tanto ci sta. Con l'occasione festeggiamo i 10 anni io e mio marito in questa maniera, quindi ottobre sarà proprio, non critico di più. Ora, quei glitter non ce li ho, ma giusto per farvi vedere l'effetto, potrei trovare almeno ad oggi un sostituto, ovvero sempre in Nabla, la Beauty Palette, questa è la. E la numero 07 è utilizzare questo ombrettino sempre aranciato che fa sul punto arancione melone. Parliamone, guardate l'effetto. Quindi capite perché io non posso non avere quei glitter, anche se sono edizioni limitate, può essere pure che da qui a novembre vanno sold out, ma io credo che Nabla, se vede che va la cosa, è impossibile che non li rifaccia. È impossibile, tipo i Magic Chroma, molte colorazioni erano andate sold out, io l'altro giorno che ho fatto una simulazione di palette erano di nuovo disponibili, quindi altro che edizione limitata. Quello è un discorso di marketing per far attirare appunto all'acquisto direttamente sul loro sito, perché a oggi poche persone, vabbè, prima dell'uscita di Magic Chroma tutti compravano su altri siti proprio perché le spese di spedizione le hai gratis sopra i 50 euro, se no paghi 4,90 euro o addirittura sotto i 19 euro 7 euro di spese di spedizione. Quindi è un modo per incentivare ad acquistare sul sito, ma è impossibile. Te su particolari che tu non hai, a differenza magari se erano tipo hai già questa tipologia di ombretto e mi fai due colorazioni particolari, edizione limitata, là ci sta. Però se sono proprio degli ombretti che tu non hai in gamma permanente, è impossibile che tu me li fai in edizione limitata. È impossibile. Ne parliamo un po'? Sbloccato un'altra fissa del periodo insieme, cioè sono la vita. Questo non vuol dire che io vado a sostituire con i glitter, no, comunque la cialdina la prenderò, ripeto, sperando che la troverò disponibile a novembre quando farò shopping, però anche questo ombretto con lei, cioè, bellissimo. Quindi, se avete questa palette,
Quindi vuol dire che vi piacciono le colorazioni aranciate, prendetelo prima che va sold out, perché ripeto, questo di quello che ho capito, edizione limitata e non lo faranno più, come è successo con la colorazione lavanda e gli altri, anche se è troppo richiesto anche come la colorazione khaki, lo faranno a me, penso, può essere pure che mi sbaglio. Vabbè, vado a mettere il mascara sempre in habla, il Major, vabbè, abbiamo capito lui che a mio parere io questo avevo prima preso il Vicious, da quando ho acquistato questo qui, vi dico, messo a confronto, preferisco più questo rispetto al Vicious. Il Vicious sicuramente l'effetto che dà alle ciglia è bellissimo, ma tende a appiccicarlo un po'. Questo invece no, oltre che dare un bel effetto, mi va anche abbastanza volumizzata. Cioè, guardate l'effetto che ha quel mascara su di me. Me piace personalmente. Comunque, passiamo alle labbra. Allora, sicuramente, ripeto, alle labbra sarebbe stato bello provare già il nuovo rossetto, ma per fortuna, da una parte è meglio che non è arrivato, perché se ve l'avrei fatto vedere applicato, sicuramente l'effetto sarebbe stato bruttissimo proprio per le labbra super secche. E mi accontento di provare, anzi, provare. Vi faccio vedere, visto che ve l'ho anticipato prima, Cupid Sarro numero 9, il cappuccino come matita labbra, e vado a utilizzare uno dei Beyond Jelly, colorazione Solstice. Allora. Io la amo questa colorazione, anche se nonostante il rossetto comunque è un lip balm. Comunque, cioè, guardate, solo che ho appoggiato la matita qua, mi evidenzia le varie pellicine. Anche qui lo Skin Realist, per dire quello che ve l'ho già detto l'altra volta quando abbiamo provato, cioè vi ho fatto vedere all'azione la BB Cream di la Davy Shield di Mesauda, perché la preferisco di più. Allora, questa qui sì, mi piace, è veramente un bel prodotto, è inutile fare un giro di parole. L'unica cosa che è un po' più pesantuccio, cioè guardate anche qui come mi ha evidenziato le varie pellicine. Cosa che la Davy Shield non mi fa, o anche altri fondotinta. Questo risulta pesante, ma anche poco coprente, cioè non mi ha coperto niente. Infatti, ultimamente non lo sto utilizzando neanche più, però lo devo finire. Sicuramente, una volta che ho finito questo, al momento non, cioè non lo riprenderò subito. Sono in fissa con la Davy Shield, anche con quello di Deborah, molto vicino, quello che vi ho fatto vedere nel penultimo video, e l'odore nauseante, quello sì, però l'effetto mi piace. Cioè, questo colore di Cupid Sarro, appunto sulle labbra, è bellissimo, freddo, come piace a me, e poi appunto do questo contrasto con una colorazione più calda alla fine. Allora, voi non guardate l'effetto, perché l'effetto è pietoso, perché ripeto, le labbra secche, ve l'avevo già anticipato, nonostante sia un lip balm, ma talmente ce le ho rovinate le labbra, spaccate, qualsiasi cosa ci metto, anche un olio, mi dà questo effetto. Però voi guardate la combo, cioè questo distacco tra la matita completamente fredda con appunto questa colorazione caldina che amo, e nulla. Arriviamo alle conclusioni, vabbè, conclusioni che dirvi, i fatti parlano, io ho tutte e sei le colorazioni, li amo, sia a livello di formula, di durata, come si appunto si comportano almeno sulla mia tipologia di pelle. Usciranno altre 10 colorazioni, sì, riprenderò altre 10 colorazioni, questo è sicuro. Se mi devo soffermare alle colorazioni, anche lì 10 su 10 belle colorazioni. Il rosa mi piace un sacco, però diciamo, a mio parere quella colorazione la utilizzerei più l'estate. Non so, ad oggi dico che quella colorazione sì, è stato un regalo, però diciamo, se gli ho detto sì, ma solo da tenere come collezione,
il periodo invernale da tenerlo lì. Non mi ci vedo il periodo invernale, che sono veramente bianca cadaverica, a mettere queste colorazioni piuttosto rosati freddini. Non mi ci vedo, lo sapete, quest'inverno vi ho rotto le scatole dicendo no è rosa, no è rosa, no è rosa. Invece l'estate, che tendo a prendere un po' più colore, mi ci vedo di più. Quindi questo, anche questo è molto una colorazione primavera-estate, però la userò, quindi ovviamente mi piace di più questa aranciata. Il Cupizzarro, vabbè, non avete visto l'azione, questa qui malva, che vi farò vedere appunto prossimo video. Però devo dire, a livello di, eppure sono stesso, diciamo, prodotto, cambia solo la colorazione, preferisco questo. Sicuramente è una colorazione più naturale, sicuramente, però questa qui, una sfumandola, non perde così tanto di intensità come perde questo, che ripeto, questo si vede, però non così pop come pensavo, perché loro queste colorazioni le chiamano in edizione collezione pop, ma non sono pop. Sì, è vero, il colore così vedendolo fa pensare, però una volta applicato si sì, dà questo colore che neanche si vede più di tanto, bello acceso, però poi sfumato dov'è? Quindi questo lo andrò a utilizzare o all'interno dell'occhio, anzi non ve l'ho fatto vedere, perdonatemi, anche se ormai ho messo la matita. Questo è l'effetto all'interno dell'occhio. Sicuramente è una colorazione molto particolare, che a non tutti piacciono, a me sì. Mi piace mettere all'interno dell'occhio queste colorazioni particolari, mettere poi magari matita nera sfumata, sfumarla anche sotto, nero, marrone, per dare questo contrasto con questi colori. Mi piace. Quindi alla fine io questo l'avevo preso da utilizzare appunto per quei look grafici, eyeliner, ma no. Questo lo utilizzerò semplicemente sia come questa combo, sia sperando di trovare, quando potrò fare l'acquisto, la cialdina con dei glitter che è più o meno lo stesso colore, o appunto all'interno dell'occhio. E nulla, vi mando un bacione come sempre, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se magari non avete mai provato i blush, il Cupizzarro, e magari li avete acquistati per la prima volta, o vi volete approcciare adesso a questi nuovi prodotti di Nabla, non so. Fatemi sapere giù nei commenti. E un altro bacione extra oggi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!